Marchese, questo signore Marchese per me è sempre Guido Barenzo, lasciamo stare, parliamo della nostra sincera amicizia nonostante questo stato di bavaglio. Sincera e antica. E antica amicizia, anche se la persona che frequentavamo insieme a me non mi ha più invitato, sono stato scancellato, quindi socialmente sono, diciamo, considerato un infrequentabile. Chissà che hai fatto? No, ma chissà che hai fatto? Non ho fatto niente. Tu sei stato poi riammesso. No, io non, purtroppo non so di chi parli. Sì, posso immaginare. C'era un mobile bar, il padrone di casa si dava arie da bar. Ah, no, non l'ho più visto neanche io. Pensavo parlassi di una ragazza che ti piaceva una volta. No. La figa quella tiene, insomma, almeno questo. Caro Guido, che cosa mi dici? Che te ne vuoi? Vado... Sono reduce, sono stato a fare la spesa ecologica agli ordini di mia figlia, compro la frutta che è l'unica cosa che mi diverte fare la mattina. Questa è una bella immagine, diciamo, post-ideologica. Totalmente post-ideologica. Compro la frutta, seguo la politica internazionale, essendo un appassionato e occupandomi di critica gastronomica da 20 anni. Trovo scandaloso questo il divieto ai ristoranti di stare aperti dopo le 6, è una cosa totalmente folle. E secondo te per quale motivo, da quale razio è nata? La razio dell'ignoranza, anzi come direbbe un cuoco romano, mio vecchio amico, l'ignoranzità, perché c'è una equivalenza totalmente sballata secondo la quale ristorazione uguale movida. La ristorazione non è la movida. I poveri ristoratori hanno fatto i salti mortali per mettersi in regola con le vecchie, scusi il bisticcio di parole, con le vecchie regole, cioè la sanificazione, l'aerazione, hanno fatto dei grandi investimenti, si sono messi in regola e poi tac, come finito. No, abbiamo scherzato, adesso voi potete lavorare dalla mattina fino alle 6. Alle 6? Ma perché fino alle 6? Allora facciamo fino alle 4. No, perché fino alle 6 di pomeriggio? Perché forse il modello sono gli ospedali, dove il carrello arriva alle 6. Questo è terribile, purtroppo è una battuta amara, ma non è lontana dall'idea. Non è una battuta, nel senso che in ospedale alle 6 ti portano il cibo, hanno immagini. Io non so sinceramente, no, ma tu hai più strumenti di me per valutare. Ma io sono strumenti, io vedo che questa cosa qua della chiusura anticipata alle 6 significa la perdita di lavoro di decine e decine di migliaia, se non di centinaia di migliaia di persone, primo. Secondo, si toglie a tante persone normali, io sono un signore attento, sono un signore avanti negli anni, quindi sono molto attento a quello che faccio, prova ne sia che mi tiro su questo bavaglio costantemente per fare il bravo perché ho paura, tu togli a tantissime persone il piacere della compagnia. In casa non si può stare più di 4 se c'hai un vicino. In casa anche, diciamo, fra i consanguini spesso ci si odia, diciamo anche certo. Pensa quanti... Certo. Quante possibilità di fuga? No, ma il ristorante è uno sfogo, è un'occasione sociale meravigliosa per tutti. Ma io non parlo dei ristoranti dove devi andare a spendere delle cifre folli. No, parlo della trattoria. Quello che si chiama a Roma viene chiamato buia caro. Per buia caro, la pizzeria. No, questi sono... Se la pizzeria, diciamo, Roma lascia desiderare. Però c'è un certo numero di pizzaioli nuovi. La pizza deve avere il bordo, il cornicione, deve avere certe caratteristiche. Ma perché tu sei scuola terrona napoletana come me, essendo quella, no? Quella è la pizza, certo. Non mi puoi dire... che la pizza romana, non esiste la pizza romana, scrocchiarella, diciamo. Ci sono dei buoni pizzaioli di scuola romana, eccellenti di scuola napoletana. Diciamoli per concludere. Dove andrei a mangiare una pizza? Allora, pizzaiolo romano bravissimo, certamente casa. La Gatta Mangiona. Gatta Mangiona conosciamo, un sì. Un grandissimo Monteverde Nuovo, pizzaiolo, sì. Monteverde via Nuovo. Via Ozanam, via Jenner. E invece della Nouvelle Vague, uno che si chiama, un pizzaiolo, si chiama Seu Illuminati, che sta in una traversa tra Viale Trastevere e Porta Portese. In più, da 10 giorni è aperto a Roma la filiale di un'antica pizzeria napoletana che si chiama La Masardona. In fondo a Corso Vittorio Emanuele. Poi c'è Sforno anche, che sta nel quartiere dove si svolse il funerale del Casamonica. Sì, poi c'è Sforno, ce ne sono. Ma ne voglio dire allora una io che ho scoperto. Beh. In località Tuscolana, Viale Spartaco, pizza e tata.
è lontano, ma la pizza è buona, è bordata. E la tata com'è? Buona? No, sai, si chiama così perché hanno cercato di contemperare la pizzeria e se tu porti dei bambini li tiene. Ah, questa è una cosa di grande civiltà. Il problema... Viale Spartaco, molti pensano che Roma, qui abitava Terence Hill una volta. Sì. Ecco, che Roma finì, qui siamo, De Pisis abitava in questa via. Questa è via del governo, no, via del... Questa è via di Monserrato. Via di Monserrato, non c'è solo questa, anche a Viale Spartaco esiste il vivente. Certo. Grazie Guido. Marchese, per me vedervi è sempre fonte di gioia. Un abbraccio. Pacco.